Fondo Italia con Didi Nuclear. Intanto, prima cosa volevo chiederti come stai dopo questi primi test. Ma io sto molto bene, sono contento, questi giorni non ero magari al massimo, è un po' stanchino che mi sono allenato tanto, però per il resto l'allenamento sta procedendo molto bene. Mi sono allenato di più intensità e tutto, e poi quel che conta dopo vedremo le classifiche d'inverno. Anche in Norvegia non sei andato male. No, io in Norvegia stavo bene, sono stato un po' sfortunato nella prima gara, dove, rompendo il bastone ho perso tantissime posizioni e in una pista skyrolling 135, diciamo, non era facile recuperare posizioni. Però la forma là non era male, anche l'ultimo giorno in circuito mi sentivo molto bene e poi bisogna dire che andavano veramente forte i norvegesi, ma quello si sa e noi lavoriamo, spero di migliorare e di andare bene quest'inverno. Senti, l'anno scorso eri stato al termine della stagione molto critico, no? Un po' verso te stesso al terminale, non eri molto soddisfatto per come sono andate le cose. Volevo chiederti quanto sei motivato quest'anno a tornare a un livello alto. Ma la motivazione, diciamo che c'è sempre stata anche gli anni scorsi, non ero contento come era andata l'anno scorso e un po', diciamo, le ultime 3 stagioni. E la motivazione quando si va male è ancora più alta e devo dire che finora non ho niente da recriminare nell'allenamento, sono riuscito a fare tutto quello che volevo, che abbiamo pianificato, mi trovo molto bene con il nuovo allenatore Saracco, e lo conoscevo già prima e quindi non è niente di nuovo, sta andando tutto bene, poi quel che conta dopo vediamo d'inverno. A proposito, qual è l'obiettivo stagionale? Io non ho un obiettivo come una gara precisa, l'obiettivo mio è andare più forte possibile dall'inizio alla fine. Poi gli obiettivi si faranno vedendo i risultati dell'inizio stagione. Senti, immagino che però non hai mollato, cioè nel senso speri ancora anche di far parte magari della team sprint. Ma diciamo che se ci sarà bisogno ancora di me ci sarò, però per una team sprinting classico con De Fabiani e Rastelli sicuramente sono due atleti molto preparati, poi come sempre bisogna vedere la stagione e se dovesse andare male per loro, se servo ci sarò ancora io. Anche perché poi c'è sempre la staffetta. Sì, certo, quello sicuramente anche sarebbe bello ritornare a farla, che erano tanti anni che non ho mai saltato una staffetta fino all'anno scorso, che mi ha sostituito. Al posto mio c'era Rastelli che ha fatto una stagione molto forte e sicuramente siamo in 6 quest'anno in squadra e tutti vogliono partecipare alla staffetta, che è comunque una gara che piace a tutti e i 4 più forti la faranno. Grazie mille.